abbiamo fatto tutte le pratiche, è venuta con noi la bimba e eravamo pronti per ripartire, abbiamo fatto il tampone e ho scoperto di essere positiva al Covid. Sono partiti da Campi Bisenzio per l'India 15 giorni fa per scrivere l'ultimo capitolo dell'iter di adozione che li ha portati da Mariam Gemma di 2 anni, con cui sarebbero dovuti rientrare in Italia. Il loro viaggio però si è trasformato presto in un incubo. Enzo Galli e la moglie Simonetta Filippini sono bloccati a Nuova Delhi insieme ad altri 70 italiani dopo che la donna è risultata positiva al Covid prima di imbarcarsi per tornare a casa. Praticamente subito il consolato ci ha dato tutto l'aiuto possibile e immaginabile, addirittura facendomi portare in una struttura protetta, in un ospedale alberghiero, subito ricevendo le cure. L'associazione International Adoption di Firenze, che ha organizzato l'adozione, ha sede in via Pistoiese, da 30 anni opera in India ed ha trovato famiglia ad oltre 1.000 bambini. Purtroppo però il subcontinente asiatico sta vivendo giorni drammatici con punta di più di 3.500 morti giornaliere. L'ospedale dove sono passata per la prima visita abbiamo visto delle scene apocalittiche, delle persone tutte sdraiate, sovrammesse per terra, che stavano morendo di Covid, cercavano di ventilarle, ma è una situazione sanitaria fuori di ogni ragione. La piccola Mariam è in albergo col padre e i tre sono coperti da una polizza assicurativa che comprende un volo in situazioni di emergenza. International Adoption è in contatto con la Farnesina e hanno un permesso per lasciare il paese, ma sono ancora bloccati. Siamo stati comunque fortunati ad avere tutto l'appoggio dell'ambasciata. Vorremmo poter rientrare a casa in qualsiasi modo, anche se positivi, perché qui è una cosa veramente tragica.